la determinazione, la convinzione, la volontà con cui Raspadori è andato su quel pallone ti fa capire che sti ragazzi ci credono perché tu non ci vai su quel pallone con tutta questa forza di volontà. Sapete una cosa, no? Io mi immagino cosa sarebbe successo se al posto di Mazzarri si fosse preso Calzona ai tempi dell'esonero di Garcia. Chissà oggi dove saremmo. Signori, siamo qui riuniti per fare un po', diciamo, il mio post partita giorno dopo, perché ieri sera è stato il compleanno di mia madre, c'è stata una festa, c'era un po' di casino, ecco, quindi non ho voluto fare il post partita perché stavamo in una situazione un po' di casino generale, quindi ho deciso di fare questo post partita barra analisi pagelle tutto in un solo video oggi. Napoli-Juve 2-1. Allora, prima di cominciare però vi ricordo come sempre, ragazzi, l'iscrizione al canale, mi raccomando, siamo vicinissimi ai 3200, quindi ne mancano una decina più o meno, quindi iscrivetevi in massa perché è totalmente gratuito e supportatemi facendo crescere questo progetto e poi attivate la campanella, mi raccomando, che è importante, così non vi perderete i nuovi contenuti sul Napoli. Detto questo, ragazzi, allora, Napoli-Juve. Sono rimasto sorpreso dalla Juve. Ecco, perché ieri la Juve secondo me ha fatto una partita non da Juve, cioè non sembrava la Juventus di Allegri, ha fatto una partita comunque tutto sommato votata propositiva, ecco, mi verrebbe da dire propositiva, e probabilmente questo video lo chiamerò La ruota inizia a girare, perché secondo me ieri sera, ragazzi, è una di quelle partite dove tu forse hai fatto secondo me meno dell'avversario, forse il un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, però la fortuna, il culo, come volete chiamarlo, la sorte, la dea bendata ci ha sorriso ieri sera, perché ragazzi, oggettivamente ieri la Juve e specialmente Vlahovic non so quanti palloni si è mangiato, quindi ieri sera abbiamo trovato una Juventus comunque propositiva ma molto sprecona, e tra parentesi dovevano finire in 10 almeno, perché quel cambiaso da ammonito due volte ha tirato la maglia e non è stato espulso, però vabbè, queste sono le solite cose. Pure all'andata mi ricordo questo cambiaso, sto cominciando a odiarlo onestamente, perché è uno di quei giocatori un po' come Gatti che possono fare il cacchio che vogliono e tanto poi non verranno puniti. Dal punto di vista della prestazione secondo me c'è stato un piccolo peggioramento rispetto al Sassuolo, però è anche vero, cioè, giocavamo contro la Juve, non giocavamo contro il Sassuolo, ecco, quindi è anche merito dell'avversario se siamo, diciamo, se la partita non è stata proprio eccelsa, incredibile. La formazione, bene o male, cioè, era quella. Alla fine Juan Jesus è stato schierato titolare, ragazzi, e secondo me, diciamo, l'avevo detto anche su Twitter ieri, con Juan Jesus l'impostazione dal basso è più, come posso dire, ariosa, è più fluida. Juan Jesus coi piedi è sicuramente il giocatore più bravo che abbiamo insieme a Rachmani. E comunque, ragazzi, Juan Jesus ieri partitone. E io ieri non ho sentito le scuse da tutti quelli che gli hanno augurato tutte quelle belle cose post Cagliari. Non ho sentito le scuse per questo povero Cristo che si è ritrovato a fare il titolare quest'anno. Veramente Juan Jesus, dal punto di vista della forza mentale della testa, un top player. Peccato che, diciamo, dal punto di vista del tecnico, dei mezzi a sua disposizione, non è questo granché, però mentalmente, ragazzi, Juan Jesus è un campione, perché veramente dopo tutto quello che gli hanno detto a Cagliari, dopo Cagliari, comunque Calzona ha dimostrato di avere fiducia in questo ragazzo. Calzona, ragazzi, ve lo dico, cioè, io veramente mi auguro con tutto il cuore che si trovi un modo per confermare Calzona l'anno prossimo. Quando c'hai quella sensazione che ti senti proprio che con quel tipo di allenatore vai bene o vai male, cioè, vi ricordate quando si annunciò Garcia?
Io feci quel video dove ero molto, diciamo, molto perplesso, avevo molti dubbi, non ha, la sensazione non era positivissima, anzi era negativa, e infatti poi è andata come è andata. Quando è stato annunciato Calzona, io subito, c'è anche il video nel canale, se qualcuno se lo vuole recuperare, avevo sin da subito la sensazione di poter fare qualcosa di positivo e di importante, e veramente spero che De Laurentiis riesca a risolvere, a trovare una soluzione, perché con Calzona secondo me puoi fare grandi cose, puoi, non dico tornare a vincere, però sicuramente puoi ripartire in modo molto 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 positivo. Comunque ragazzi, formazione quella lì, avevamo, diciamo, era abbastanza facile da indovinare. La Juve mi ha sorpreso anche dal punto di vista della formazione, perché c'è questo Alexandro al posto di Gatti. Io già ero pronto a vedere Gatti che maltrattava Kvara. E poi al centrocampo, come era abbastanza prevedibile, non ha messo Weah e Alcaraz sullo stesso lato, era abbastanza palese quello. Cambiato sulla destra, Kostic non c'era, e questo pure mi ha sorpreso. Ha giocato al suo posto Ilic, che secondo me non ha fatto questa partita così orrenda. E poi vabbè, davanti Vlahovic-Chiesa. Il primo tempo è stato bello, è stato un bel primo tempo dove entrambe le squadre hanno avuto delle occasioni. Diciamo che noi non siamo partiti benissimo, perché c'è stato quell'occasione dove Olivera praticamente al nono minuto regala palla a Chiesa. Ecco qui, voglio farvi vedere lo screenshot, perché man mano che parlo vi farò vedere anche gli screenshot. La prima occasione nitida ce l'ha la Juve al nono minuto, quando Olivera fa questa specie di a passaggio sbagliato e regala palla a Chiesa, e praticamente poi Chiesa va sul fondo e va a mettere questo cross. E qui ragazzi siamo stati fortunati, perché innanzitutto c'è Vlahovic soltanto in area, c'è un solo uomo in area, e qui Rachmani, diciamo che la marcatura molto 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 larga, praticamente Vlahovic ha potuto fare quello che voleva e per fortuna l'ha buttata fuori. Ecco, quindi qui già al nono minuto abbiamo rischiato di subire gol per un errore di Olivera, e anche per una marcatura molto molto larga di Rachmani su Vlahovic. Il palo di Vlahovic, ecco, il palo di Vlahovic al 36esimo, anche lì abbiamo rischiato veramente tanto. Diciamo che ragazzi ci siamo presi dei bei rischi nella partita ieri sera. Qua praticamente passaggio in verticale per Chiesa, c'è Di Lorenzo che tiene in linea Vlahovic, che poi tutto solo davanti a Meret mette questo, fa questo pallonetto che poi va a finire sul palo. Diciamo ragazzi, le occasioni più clamorose le ha avute sicuramente la Juve, dobbiamo essere onesti. Però la differenza qual è stata? Che la Juve ha avuto le occasioni ma non le ha sfruttate, per questo spregona, però noi quelle poche volte, diciamo quelle volte in cui siamo andati ad attaccare, abbiamo lasciato il segno. Ragazzi, il gol di Kvara, no? Io quando sento gente dire che Kvara è un problema, no? Che Kvara se ne deve andare perché è un problema, ma cioè, noi dobbiamo pregare la Madonna che Kvara resti almeno un altro anno, ragazzi, perché Kvara è quel giocatore che purtroppo a Napoli non ci rimarrà, perché è un fuoriclasse. Kvara è destinato al Real Madrid, al Bayern Monaco, al Barcellona, ai grandi club europei. E noi dobbiamo baciare i piedi in terra finché rimane qua. Ragazzi, ma il gol che ha fatto Kvara, grazie anche all'aiuto di Cambiaso, ma è un gol che ti fanno quei giocatori lì. Cross di Lorenzo dentro l'area, Bremer di testa l'allontana, e per sua sfortuna la palla arriva su Kvara, che di prima si coordina col destro, tiro che rimbalza anche davanti a Szczęsny, quindi anche il rimbalzo lo ha ingannato, e poi c'è il gol. Cioè, raga, ma noi dobbiamo pregare alla Madonna che Kvara resti. E io l'altro giorno ha parlato il padre, il procuratore settimane fa, ma io, cioè, io appena fatto col Kvara, proprio come urlo di liberazione, ho detto: ma sto rinnovo quando arriva? Ragazzi, noi dobbiamo pregare veramente che Kvara resti. Dobbiamo pregare perché noi non siamo quel club in grado di trattenere i giocatori forti, forti per tanto tempo. Quindi godiamocelo finché c'è. E basta con questa storia che è un problema, che sono cazzate. Non è vero. Basta. Quindi finisce il primo tempo sul punteggio di 1-0. Ah, tra l'altro, c'è stata quell'altra occasione clamorosa dove Traoré rimessa dal fondo, no, Meret dalla palla a Traoré,
Traoré viene prestato alto da Locatelli, lì Traoré ha un po' cincischiato, ha perso palla e poi Locatelli recupera palla, verticalizza per Vlahovic che praticamente ha una prateria, è da solo contro Meret e riesce a buttarla fuori. Ecco, per questo vi dico, ragazzi, cioè nel primo tempo la Juve ha avuto tre occasioni nitide. Poi vabbè, non c'è nient'altro da dire sul primo tempo. Nel secondo il Napoli si è un po' adagiato, è un po' sceso di ritmo, la Juventus ha preso un po' più di coraggio, c'è anche qui la quarta occasione nitida, quella di Cambiaso, tutto solo, dove la butta sopra la traversa, fortunatissimi lì, perché Cambiaso, cioè là se ci fosse stato Vlahovic probabilmente sarebbe stato gol, perché là difficilmente sbagli, ma non per fortuna Cambiaso ha i piedi a X e ha sbagliato quel tiro. Poi il pareggio di Chiesa, ragazzi, il pareggio di Chiesa secondo me è abbastanza elementare, diciamo, da analizzare, perché praticamente nasce da un mancato pressing. E purtroppo, secondo me, il pressing mancato, no, cioè il pressing non arriva da Zielinski, che intanto era subentrato. Perché che succede? Allora, 80esimo, Alcaraz ha il pallone tra i piedi, vedete sopra c'è Chiesa, e vedete comunque in area, cioè, si stanno creando le coppie. Di Lorenzo tiene Yıldız, il numero 15, ci sono Juan Jesus e Østergaard su Vlahovic. C'è in mezzo il 47 che dovrebbe essere Nonge, sopra c'è Weah che viene tenuto da Olivera e poi c'è Zielinski qui che sta un po' in mezzo, diciamo che vaga in mezzo al deserto e che non si accorge di Chiesa. Infatti se vedete lo sguardo di Zielinski è proiettato sul pallone, ok? Che succede? L'azione prosegue, viene data palla a Chiesa, guardate Zielinski dove sta. Zielinski sta lì fermo. Purtroppo dai frame è difficile analizzare, però se voi vi rivedete il replay del gol, Zielinski sta fermo, cioè non accenna mai al pressing per Chiesa. A una certa è dovuto andare Olivera per provare a fermare Chiesa, ma Olivera, cioè, non poteva fare niente. Lì è la competenza di Zielinski il pressing su Chiesa non c'è e quindi Chiesa fa quello che vuole e se tu lasci spazio comunque a Chiesa lui ti purga e questo è successo. Quindi il gol di Chiesa nasce purtroppo da una mancata aggressione di Zielinski su appunto Chiesa. Io onestamente quando ho visto il pareggio ho detto è giusto così, perché comunque la Juve le occasioni le aveva avute, ok? Però poi arriva Osimhen. C'è un rigore sacrosanto, certi juventini come sempre che hanno il prosciutto davanti agli occhi hanno detto che quel rigore è inventato. Calcio di rigore, purtroppo Osimhen sbaglia rigore. Io onestamente non ho mai capito perché Osimhen è rigorista, cioè non per qualcosa, ma secondo me abbiamo gente che li sa tirare meglio. Diciamo un motivo c'è, secondo me sempre per il fatto che deve segnare e deve acquisire valore. Comunque, calcia questo rigore, Szczęsny lo para, però la cosa che voglio farvi vedere, che secondo me è molto molto importante, ragazzi, la rincorsa di Anguissa, di Raspadori e del giocatore sotto che onestamente non ricordo, forse di Lorenzo. Comunque, ragazzi, ci sono quattro giocatori della Juve al limite dell'area di rigore, ma dietro di loro ci sono tre assatanati. La rincorsa di Anguissa, Raspadori su questa palla che viene parata da Szczęsny ti fa capire tanto. Poi, ragazzi, Raspadori fa un gol difficilissimo, perché poi in mischia. Questa palla va sul palo e poi sotto la traversa. Un gol difficilissimo. Veramente un gol quasi impossibile da realizzare. Ma la cosa che a me è piaciuta veramente tanto è questa determinazione, questa convinzione dei ragazzi di poter andare a segnare su quella palla. La determinazione, la convinzione, la volontà con cui Raspadori è andato su quel pallone ti fa capire che sti ragazzi ci credono. Ci credono perché tu non ci vai su quel pallone con tutta questa forza di volontà. Questo è un bellissimo segnale, ragazzi, vuol dire che i giocatori ci credono ancora, che sono mentalmente inseriti ancora in questa corsa all'Europa ed è un segnale, secondo me, questo il più importante che c'è stato in partita. Quindi andiamo adesso velocemente a vedere i numeri. Allora, sempre SofaScore. Ci andiamo molto veloci, ragazzi. L'attacco momentum è abbastanza chiaro. Diciamo che c'è stato un dominio principalmente del Napoli. Nel finale del primo tempo, la Juventus ha preso un po' in mano la partita, però andando a vedere l'andamento dei 90 minuti, ha giocato prevalentemente il Napoli. 79% se non sbaglio di possesso palla, no, 71. Da XG 2 a 1.
E il dato secondo me eclatante è questo qui, ragazzi. Grandi occasioni da rete mancate per la Juve, 5. 5, sono tantissime. Meret non ha fatto parate, anzi, ha fatto una parata su Vlahovic, però era una parata abbastanza, diciamo, facile. Passaggi 654 contro 267, 89% di passaggi riusciti. Un pochino di imprecisione sui passaggi ieri c'è stata pure. Cross, come sempre, questo dato sui cross proprio male. Andiamo a vedere le posizioni medie, ragazzi. Le posizioni medie sono molto molto chiare e ti danno proprio la sensazione di vedere un Napoli ordinatissimo. Si è giocato molto sulle catene, si è giocato molto in ampiezza. Guardate i terzini e gli esterni, come sono vicini alla linea del fallo laterale. Le heatmap, vabbè, sono abbastanza chiare. Rachmani sul centro-destra, Juan Jesus a sinistra, Olivera che dà l'ampiezza, così come Di Lorenzo sulla destra. Politano, che anche lui dà molta ampiezza, invece Kvara è quello che comunque alla fine va sempre ad accentrarsi. Traoré, vedete comunque che le zone di calore si trovano principalmente sugli esterni. Al centro si è giocato poco, sia per Traoré che per Anguissa. Guardate, Anguissa praticamente ha giocato sulla fascia anche lui. E poi Osimhen varia un pochettino su tutta la tre quarti e poi lo Botka, che si trova ovunque. Quindi le heatmap sono proprio chiarissime sotto questo aspetto, e voglio farvi vedere un'altra cosa. Questo è il file che potete trovare sul sito della Serie A. Queste sono le posizioni medie quando l'aveva la Juve il possesso, quindi in fase di non possesso 4-5-1, con Lobotka che sta leggermente più indietro, quindi è come se fosse un 4-1-4-1 alla fine. Guardate quanto siamo corti, quanto i reparti sono vicinissimi tra di loro. È un Napoli ordinato. È ordinato sia in fase di possesso, quando si attacca, e sia in fase di non possesso. Quindi veramente Calzona sta facendo dei capolavori, secondo me, dal punto di vista tattico. Qua è il baricentro. Vedete, il baricentro del Napoli si trova sopra il cerchio di centrocampo, mentre la Juve sta sotto il centrocampo. Questo nel primo tempo. Nel secondo tempo ci siamo abbassati, perché si passa da 56 metri di altezza a 50, quindi siamo abbassati di 6 metri. La Juventus invece da 44 metri passa a 58, quindi la Juventus nel secondo tempo ha alzato il baricentro e ci ha messo sotto. Però vedete, diciamo, la Juventus si è un po' slegata, si è allargata dal punto di vista appunto della compattezza, da praticamente 27 metri passa a 42, mentre il Napoli si è compattato ulteriormente nel secondo tempo. Quindi questa è la situazione. Vediamo velocemente le stats, diciamo, individuali. Di Lorenzo, il giocatore che effettua più tocchi. Con Calzona ormai, diciamo, siamo tornati al Di Lorenzo che diventa, diciamo, il giocatore più importante da cercare. Subito dopo Olivera, Rachmani, Juan Jesus, quindi quattro centrali. Dal punto di vista della percentuale dei passaggi, bene Di Lorenzo, 88%, Rachmani quasi perfetto. Rachmani quasi perfetto, 69 passaggi su 72. Diciamo che le medie sono tutte, diciamo, abbastanza positive, non c'è tantissimo da segnalare. Contrasti, gli uno contro uno vinti sono ovviamente di Kvara. Anguissa, ragazzi, 2 con 2 vinti su 9, male. Contrasti a terra vinti Anguissa 2 su 8, quindi Anguissa dal punto di vista dell'interdizione è mancato ieri. Palle perse, ne ha perse di più di Lorenzo, però è normale, quando sei quello che effettua più tocchi sei anche quello che perde più palloni. Falli fatti, 2. Kvara si fa. Kvara praticamente ha ammonito mezza Juve da solo e aveva anche fatto procurare un rosso a Cambiaso, che c'era, lo ripeto. Kvara ieri si è divertito con i giocatori della Juve. E quindi questo è. Quindi andiamo adesso a vedere rapidamente le pagelle. E queste sono le mie pagelle. Allora, ho voluto dare come voto più basso il 6, mettiamolo così, perché comunque qua non voglio dare peggiori in campo, non voglio dare voti negativi, perché comunque hai battuto la Juve, era una partita importante, quindi mi sono fermato sul 6, diciamo, per quanto riguarda il voto peggiore. Meret 6,5, non ha fatto parata, a eccezione di una. Sul gol, secondo me, non poteva fare tantissimo, anche perché, ragazzi, il tiro di Chiesa va sotto le gambe di Olivera. Gli do il 6,5 perché comunque mi è piaciuto nell'impostazione. Ha fatto dei passaggi che da Meret non ti aspetti, quindi
lo voglio premiare. E poi, ragazzi, nel finale, proprio nel finalissimo, su una punizione della Juve, Meret esce. Il 6 e mezzo io do per quello, perché all'ultimo secondo, su una punizione pericolosissima, Meret caccia le palle e fa questa uscita che poi porta al fischio finale. Quindi 6 e mezzo, solo piglia. Di Lorenzo, 6 e mezzo. Di Lorenzo con Calzone è tornato a spingere tantissimo. È suo praticamente l'assist, tra virgolette, che porta al gol di Kvara. Tanto contributo in fase offensiva. Dal punto di vista difensivo, non ricordo sbavature incredibili. Quindi gli do il 6,5. Rachmani 7 meno perché per quella marcatura, diciamo, larghissima su Vlahovic nel nono minuto, che poteva essere letale. Però, tolto quello, partita molto molto buono i Rachmani, purtroppo si è anche infortunato, speriamo che non sia niente di grave. Juan Jesus 7, partitone. Olivera 6 e mezzo, ragazzi. Olivera, tolta quella sbavatura al nono minuto, non mi è dispiaciuto come partita. Lobotka 7, ragazzi, se Lobotka ormai, cosa devo, sarei superfluo su Lobotka, quindi mostro, ecco, da questo momento in poi su Lobotka dirò semplicemente mostro. Anghissà 6 e mezzo, Anghissà, come abbiamo visto prima sull'interdizione, non è stato il partitone che ha fatto col Sassuolo, però si sta riprendendo, mettiamola così. Traoré 6 e mezzo, Traoré, ragazzi, speriamo che, diciamo, torni in condizione il prima possibile, perché vi ripeto, Traoré è la mezzala che ci serve. L'unica sbavatura sua è stata quella palla che praticamente regala a Vlahovic nel finale del primo tempo su una rimessa dal fondo, però per il resto non mi è dispiaciuto assolutamente come partita. Politano 6 e mezzo. Politano non ha creato tantissimo in attacco. Dà il suo contributo per il gol di Kvara, però tanto sacrificio, tanta corsa all'indietro. Ha dato molto una mano su quella fascia dove c'era Ealing. Quindi il premio, diciamo, il suo contributo in fase difensiva. Osimhen 6. 6 perché sbaglia rigore. Lui si procura il rigore, quindi là sarebbe da 6 e mezzo, però poi lo sbaglia. Ecco, quindi si va praticamente a controbilanciare il rigore procurato. Aveva un avversario Bremer molto molto tosto, però secondo me ha tenuto botta, e quindi gli do il 6 perché comunque ha sbagliato il rigore. Però diciamo che sarebbe un 6 e mezzo la sua partita. E poi, ragazzi, Kvara, che devo dire? Che devo dire su Kvara? Voi lo sapete, Kvara è il mio protetto numero uno. È un giocatore che fosse per me gli farei un contratto per 50 anni. Migliore in campo, senza ombra di dubbio. Costantemente pericoloso. Fa un gol difficile. Fa ammonire mezza squadra. Quindi il Kvara che tutti noi conosciamo benissimo. E lo ripeto ancora, fate sto rinnovo il prima possibile, vi prego. Per quanto riguarda la panchina, Raspadori si prende 7 inevitabilmente. Raspadori, ragazzi, è l'uomo che purga la Juve. L'anno scorso a Torino, quest'anno a Napoli. Østigard 6 e anche Zielinski 6. Però Zielinski sul gol di Chiesa c'ha un po' di colpe, sul gol concesso a Chiesa, l'abbiamo visto prima. E poi Lindstrom senza voto perché è entrato al 90esimo. Calzona 7, sta facendo veramente delle cose pazzesche. Sta veramente rianimando una squadra che sembrava morta e sepolta. Nelle conferenze stampa Calzona sta piacendo per una cosa, perché è uno Spalletti ma senza il filosofeggiare, cioè uno che diretto, breve, sintetico, ma va dritto al punto, e mi piace molto sta cosa. E lo ripeto, Calzona in, hashtag Calzona in. Sto Cristiano va blindato perché lui è l'uomo giusto. Per me è l'uomo giusto, e veramente spero che De Laurentiis riesca a confermarlo per un progetto triennale. Io spero veramente che ci riesca. Detto questo, ragazzi, velocemente vediamo la classifica. La classifica è molto interessante, ragazzi, perché tu con la vittoria di ieri praticamente allontani la Lazio e superi la Fiorentina. Quindi a oggi sei settimo, abbiamo scalato due posizioni. Siamo attualmente in conference, perché il settimo posto a oggi vale la Conference League. 3 punti dall'Atalanta, che ieri ha perso a Bologna. Non me l'aspettavo, onestamente, una sconfitta in casa. Poi la Roma sta continuando a volare, ragazzi. La Roma in questo momento sembra infermabile. 47 punti a più 4. Poi c'è il Bologna a 51. Io direi che il quarto posto al momento lo dobbiamo proprio dimenticare. Quindi concentriamoci sul quinto, che al momento è a 4 punti. Ragazzi, 4 punti in 11 partite
sono recuperabili, però come sempre va fatto un filotto importante. Vi dissi prima di Cagliari, mi aspetto di vedere nelle prossime 4 10 punti e siamo perfettamente in media perché adesso siamo a 7, se vince il Torino siamo 10 punti, quindi siamo perfettamente in linea. E ragazzi, la partita col Toro venerdì è fondamentale, che va vinta assolutamente, perché in quella giornata, la prossima giornata, ci abbiamo Bologna-Inter, Juve-Atalanta, Fiorentina-Roma. Ci sarà molto movimento nelle zone europee, quindi bisogna approfittare della giornata comunque favorevole. Puoi seriamente recuperare tanti punti sulle altre. Fondamentale col Torino venerdì vincere, senza se e senza ma, e poi perché un'ulteriore vittoria ti darebbe uno slancio mentale ulteriore in vista del ritorno col Barcellona. Tra l'altro il Barcellona, se ho letto bene, ha perso Pedri e De Jong. Attenzione. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. È una rincorsa al quinto posto molto molto difficile, perché abbiamo tante squadre coinvolte. Purtroppo il destino non ce l'abbiamo nelle nostre mani, ne dobbiamo fare il nostro, però in contemporanea le altre devono fare dei passi falsi. Ecco, al momento la corsa la devi fare secondo me sulla Roma. Io penso a tutti quelli che dicevano che la Roma ha una squadra di basso livello e che Mourinho stava facendo i miracoli. Vedi, quando un allenatore di difesa spada tratta come Allegri, perché Allegri è un altro dinosauro che c'ha la stampa a suo favore. È bastato prendere un De Rossi per dimostrare che Mourinho era un bollito e basta. Quindi continuiamo così e speriamo che il fato ci sia, diciamo, che la dea bendata ci aiuti anche nel prossimo futuro. E a proposito di fato, ragazzi, penso che voi i pronostici li state seguendo, no? Cagliari-Napoli. Il fato pronostica un pareggio e finisce in pareggio. Sassuolo-Napoli, il fatto pronostica una vittoria e Napoli vince. Napoli-Juve, il fatto pronostica una vittoria e Napoli vince. Lasciamo stare i risultati esatti, che quelli li ha sbagliati totalmente, però il segno vittoria-pareggio li ha azzeccati tutti finora, eh? E voglio essere chiaro, quelli sono pronostici che li faccio così. Al primo tentativo, non è che ripeto fino a quando non esce una vittoria, quello che esce, quello carico. Ecco, quindi il fato, attenzione in vista delle prossime partite. Detto questo, ragazzi, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando. Arriviamo ai 3200, siamo vicinissimi, ne mancano una decina. E poi attivate la campanella che è totalmente gratis e non vi perderete ulteriori contenuti. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Sempre e comunque, forza Napoli. Crediamoci, crediamoci nella rincorsa. La cosa che mi è piaciuta della partita di ieri è che i ragazzi ci credono.